Bella a tutti ragazzi e benvenuti al 20° episodio della nostra videocorriere con il Palermo. Non si parla più di calciomercato perché negli ultimi due episodi, come ben sapete, l'abbiamo concluso. È concluso secondo me in bellezza perché siamo riusciti a fare un ottimo mercato, come l'ho pensato io, ma l'avete pensato soprattutto voi, perché nell'ultimo episodio, negli ultimi due episodi avete superato, se non sbaglio, in entrambi i 1500 mi piace, soprattutto nell'ultimo, è stato quello un po' più bello, quello che vi è piaciuto di più. Mi avete scritto in tantissimi che il mercato vi è piaciuto veramente tanto perché ho fatto le trattative che non vi aspettavate. E adesso quindi, tranne per la cessione di Machino, lo so che lo pensate, magari è vero, ho provato a puntare un po' troppo su Eder, ma Eder secondo me è un giocatore che ci dà una grossa mano. Machinock al massimo vedrete che, dato che l'anno scorso ha giocato molto bene, potremmo anche pensare di riprenderci la gennaio se ci manca così tanto. La prima parte di questo episodio è contro il Torino. Faremo tre partite in questo episodio. Allora, guardiamo il calendario. Quindi Torino, Aberdeen in Europa League e Milan a Renzo Barbera come terza e ultima partita. Allora, io direi di andare subito a giocare la prima partita col Torino. Partita molto importante perché il Torino è una buona squadra, piena di giocatori importanti che sono molto pericolosi, soprattutto in attacco con Quagliarella e Martinez. Quindi andiamo all'Olimpico di Torino. Maglia rosanero contro la maglia di casa del Torino. Tempo sereno. La formazione è con lo Scuffetto, D'Aprela, Gonzalez, Caldirola, Da Costa, Rabiot, Basaglia, Halilovic, Mané, Dybala e Eder. Per me è tutto pronto. Iniziate a spolliciare per questo magico Palermo. Benvenuti a tutti a questa seconda partita di campionato. Torino-Palermo all'Olimpico di Torino. Si affronteranno queste due ottime squadre. Il Palermo l'anno scorso ha raggiunto l'Europa League e conquistato il quarto posto. E il Torino non so di preciso in che posizione è arrivata, ma sono sicuro che ci darà un tanto filo da torcere, soprattutto in avanti. Dovremmo stare molto attenti al duo, penso, Quagliarella-Martinez, dovrebbe essere questo. Qui inquadrato Eder, il nuovo acquisto, il nostro nuovo bomber, insieme a Mané, inquadrato, e Rabiot. Qui inquadrati di spalle tutti gli altri, Caldirola, Gonzalez, D'Aprela. La fascia da capitano per quest'anno ho deciso di affidarla a Paolo Dybala, che è il giocatore che c'era più tempo qui in rosa. Qui inquadrati i due nuovi acquisti, i tre, c'è anche Rabiot. Per me è tutto pronto, qui inquadrati in due del nostro tridente d'attacco, è tutto pronto e possiamo cominciare questa seconda parte di campionato. Quindi buona visione a tutti, qua palla al piede, Rabiot per D'Aprela, poi Eder si gira bene, serve Mané, Mané, il piccolo folletto exporting, Mané fino in fondo, Mané la mette dentro, Padelli, Rabiot bravissimo, serve Baselli d'esterno per Mané, che di poco non ci arriva, ma che assist di Daniele Baselli. Bravissimo Rabiot a recuperare palla, Eder può partire contro per il Palermo, Eder, Dybala prova il numero e se ne va su Glick. Dybala può andare fino in fondo, Dybala, Dybala velocissimo, la mette dentro, Eder non ci arriva di niente. Stevanovic fino in fondo, rincorso da Caldirola, che intervento di Caldirola, lancia benissimo Dybala, poi Eder per Dybala, uno contro uno, ferma, va dentro Quagliarella, esterno del palo, largo per Dybala, Eder, Eder prova a puntare l'area avversaria, Eder, Eder, Eder col mancino la parata di Padelli, Eder se ne va, prova a servire in profondità Mané, palla lunga, arriva l'intervento del direttore di gara. Arriva il giallo per Mané, meno male. Da aspettarselo. Ammonito Mané. Va dentro Caldirola, che intervento di testa. La difesa è solida in questo momento e ne sono stracontento. La difesa è solida anche quella del Torino, però il nostro attacco si sta facendo vedere un po' poco. Però per adesso è 0-0 e sinceramente va bene così. Sono dell'idea che abbiamo bisogno di un po' più di sostanza a centrocampo e meno qualità. Quindi faccio uscire Baselli per Soriano. Quindi un altro nuovo acquisto in campo. Bravissimo Dybala. Rabiot per Dybala. Può partire il Palermo. Dybala rincorso. Dybala serve Eder. Prova il lancio Eder per Mané. Mané fortunato arriva. Dybala! Gol destro il capitano! Paolo Dybala, gol destro, se ne gode il vantaggio. Palermo fortunato,
ma si ritrova avanti grazie al lancio di Eder, l'erroraccio della difesa del Torino, e poi Dybala non può sbagliare con, non col suo piede preferito, ma da lì non sbaglia mai il talento argentino. Terzo gol per lui dopo la doppietta contro Udinese. Da Prelà, corto per Rabiot. Rabiot vorrebbe andare al cross. Rabiot la mette dentro, arriva Dybala, la traversa addirittura. Palermo ancora vicino al vantaggio, al doppio vantaggio. La palla dentro per Gazzi, Gazzi la mette dentro, Caldirola, poi Alilovic, Mané, Eder, in scivolata la prende, che contrasto di Eder. Da Prelà di testa, Caldirola, Rabiot, Soriano, Dybala. Buono il recupero, possono ricominciare. Lancio lungo, è da solo Quagliarella. Fuori gioco. Dobbiamo stare attenti a questi lanci centrali, a scavalcare la difesa. Ecco qua il cambio, Rabiot per Kocev. La palla dentro, Diop di testa. Scuffetto con i piedi lunga per Eder. Prima vittoria, seconda, dato che l'altra l'avevamo simulata. Però per noi è una vittoria importante contro l'ottima squadra in trasferta. Non subiamo gol, una cosa importantissima. E grazie alla rete del capitano ci portiamo a casa questi altri tre punti. E con calma continuiamo, iniziamo la nostra scalata verso i nostri obiettivi. Allora, sono arrivate due email, per sbaglio le ho già lette. Allora, una era per allenare la federazione del Camerun, quindi, e l'altra è di Caprari, un po' insoddisfatto perché non sta giocando molto. Allora, adesso, dopo la prima partita di campionato, la prima partita di questo episodio che era di campionato, ci avviciniamo alla sfida di Europa League e finalmente inizieremo a capire, a giocare in campo internazionale. Si gioca contro la Berden, non so che squadra sia sinceramente. Siamo in trasferta e adesso scoprirò in che nazione è questa squadra. Quindi, secondo me, ho letto il nostro girone, non lo sapevo. Pensavo fossero ancora la eliminazione diretta all'inizio. Invece siamo già dentro un girone di Europa League e siamo in competizione nel girone con Atletico Bilbao, un'ottima squadra, il Brondi e poi la Berden. Il Brondi, se non sbaglio, proprio non vorrei sbagliarmi, dovrebbe essere l'ex squadra di McKinnock. L'Atletico Bilbao è una squadra che a me piace tanto, una società, una mentalità davvero bella della Spagna, perché in squadra, fino a un po' di tempo fa, adesso non so se è ancora così, avevano tutti i giocatori baschi e basta. Comunque l'Atletico Bilbao ci è riuscito, ci sta riuscendo, o adesso non lo fa più. Comunque è una squadra che a me piace. E poi gioca un talentino che a me davvero fa impazzire, che è Muniain. Allora, andiamo a giocare quindi la partita di Coppa di Europa League contro la Berden, prima partita del girone. La Berden è una squadra scozzese, quindi maglia, userei la bianca contro la rossa e la Berden. Tempo sereno, non piove Scozia, è una gran cosa per noi. Direi andare a sistemare un po' la formazione però. No, lasciamo dentro Eder, deve ambientarsi, deve farlo bene. Dentro Bernardeschi per Mané. Fuori Soriano, no, dentro Soriano per Alilovic. Poi porterei in panchina Zelalem al posto di Alilovic. Gioca Romagnoli per Gonzales, fuori da Costa per Almici. Questi saranno i nostri cambi. Troviamo Almici però, eccolo qua. Per il resto direi che secondo me possiamo cominciare. Ok, prima partita Europa League per questo Palermo, per il Palermo mister Condispa dopo un anno di successi. Iniziamo a giocare in campo internazionale. Iniziamo a farci valere, a farci conoscere anche all'estero. Eccoci qua, Europa League, Aberdeen versus Palermo, la squadra di Mr. Condispa, squadra che ha tantissimi tifosi. Allora, questo è il girone, l'abbiamo già detto, Atletico Bilbao, Palermo, Brondi e Aberdeen. Quattro squadre che si giocheranno il primo posto e il passaggio del girone, il primo e il secondo posto del girone per passare alla fase ad eliminazione diretta. Qui inquadrate entrambe le squadre che entrano in campo. La Berden dovrà sfidare
Il Palermo, che è pieno di tifosi perché lo stadio si è riempito anche in rosanero. Tifosi venuti fin da Palermo per sostenere la squadra qui in Scozia. In quanti quali giocatori, io direi di leggere velocemente le formazioni. L'Aberdeen gioca con questa formazione. Allora, è un 4-2-2-2 con Rooney e Godwilly in attacco, McGinn, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che è più importante leggere la nostra, perché sono giocatori che conosciamo. Allora, il Palermo schiera il solito modulo che ha schierato per tutta la scorsa stagione: 4-3-3. Scuffetto, Dapla, Romagnoli, Caldirola, Almici, Rabiot, Baselli, Soriano, poi Bernardeschi, Dybala e la nuova punta, Eder, ex Sporting Braga. Eccolo qui inquadrato. Giocatore che sarà l'uomo copertina di questo episodio. Ce lo auguriamo, perché sarà nella miniatura. Ve l'ho fatto, ho fatto il fotomontaggio, quindi devo metterlo. Allora, qui inquadrati i giocatori per gli ultimi istanti prima della partita. Qua l'arbitro mette la palla in mezzo al campo. Vediamo il nome dell'arbitro. È Ansgar von Austein, un arbitro olandese. Dobbiamo stare attenti anche all'arbitraggio, che ogni tanto è anche contro di noi. È tutto pronto, quindi buona partita Europa League a tutti e possiamo cominciare. Comincia con Rabiot, larga per Dapela. Dapela per Eder. Eder si gira bene. Eder carica il destro, rasoiata dai 30 metri, che va fuori di molto. Al secondo minuto ci prova subito Eder. La prende un po' male, la palla esce di un paio di metri. Quei movimenti strani di Belotti in panchina. Soriano, Bernardeschi. Prova il cambio di gioco intelligente per Dybala. Dybala, prova il pallonetto. No, ha perso il tempo. Rabiot, sopraffino Rabiot, mamma mia. Rabiot spostato fisicamente. Poi fa un fallo anche su Dybala. L'arbitro si inventa il primo fallo per gli avversari su un fallo di Romagnoli. Batte Ayessa, la mette dentro. Caldirano la prende, poi Scuffet. Va in via lungo per Bernardeschi. Di testa sbaglia tutto, attenzione. Jack McGinn, ancora Jack. Ci prova cambio di gioco, intelligente per Ayessa. Palla dentro, bloccato tutto, ottima difesa. Palla dentro, rischia di passare in vantaggio l'Aberdeen con questo colpo di testa ravvicinato. Si salva Scuffetti. Per Dybala. Vedremo se ci Dybala se ne va. Con i colpi di classe che non gli Dybala subisce un fallo. Arriva addirittura il giallo per l'avversario. Fallo che sinceramente non ho visto. È ammonito Logan. Rivediamo il fallo su Dybala. Sì, però Dybala è rimasto in piedi. Ha sbagliato il tempo della scivolata. Godwill dentro la palla. Bravissimo il nostro Soriano. Poi Rooney la mette dentro. Caldirola, Rabiot, Eder può partire. Eder scatenato, Eder si sposta la palla e corre. Eder, l'ex Sporting Braga. Eder accelera. Eder strepitoso calcio di rigore. Si conquista il calcio di rigore tutto da solo. Eder ha fatto tutto lui. Si lamenta il difensore dell'Aberdeen. Il fallo è abbastanza netto, con le mani buttato giù Eder, che è al primo contatto ha provato a resistere, ma poi si lascia cadere. Quindi calcio di rigore per il Palermo al 43esimo. Dalle schietto si è presentato Paolo Dybala. Vediamo se è il caso di far battere ad Eder. E mi sa di sì. Batte Eder, l'ex Sporting Braga, che si è procurato questo calcio di rigore. Va dal dischetto quindi lui, il portoghese, col numero 9. Parte Eder col destro, la piazza lui. Eder, e va sotto i suoi tifosi a esultare. 1-0 Palermo, il primo centro in Europa League. Lo segna il portoghese Eder su calcio di rigore, procurato da se stesso, col destro, non sbaglia la piazza alla sinistra del portiere. 1-0, primo centro in Europa League per il Palermo, targato Mister Condispa. Lancio di Jack per Hayes. Mette dentro Romagnoli, che intervento.
con la palla dell'Er ancora. Ed Er stavolta aspetta il suo compagno. E finisce qua il primo tempo, 1-0 Palermo grazie alla rete del portoghese Der, che porta in vantaggio per adesso il rosanero in trasferta in Scozia. Quindi andiamo alla ripresa, sperando di continuare così, magari di chiudere definitivamente la partita. Tutto pronto, l'arbitro da... Inizia quindi la ripresa da Prelà, davanti per Dybala, Dybala per Eder, Eder di tacco per Bernardeschi che serve Dybala, che bella palla, Dybala dentro, Eder al volo! Stava per uscire forse l'azione più bella della storia dell'Europa League e per poco Eder non riesce a segnare al volo, potevo metterla giù, ma ormai l'azione era bella chiuderla in quel modo. Non siamo riusciti, nel frattempo esce Rooney per la Berden. Bernardeschi, prova il lancio lungo per Eder, fuori gioco, di poco ma c'era. Vediamo se ce lo fanno rivedere, dovrebbe esserci di poco, che stava rientrando, no c'era. C'era almeno di un metro. Cambi anche per il Palermo, entrano Coman e Belotti per Eder e Dybala. Eder fischiatissimo dai tifosi di casa per il gol segnato, esce il capitano anche. Ha bisogno di un po' più di velocità in avanti e soprattutto del Gallo che magari con i suoi inserimenti potrebbe chiudere qui il match. Palla dentro, Flood, larga Goodwill, Flood ancora lui, occhio qui, non per non sbagliare, bravissimo Soriano, poi Coman, Belotti, Belotti d'esterno per Bernardeschi, è un contropiede incredibile, è da solo Coman, Bernardeschi lo serve, Coman, Coman, la chiude in contropiede il Palermo, il talento ex Juve, in prestito, ma è nostro per adesso Coman, e dimostra di valere subito. Il prezzo pagato per il prezzo per il riscatto del cartellino. Coman col destro la piazza e chiude qui il match a pochi minuti alla fine della partita. Contropiede strepitoso del Palermo che in tre passaggi ha messo Coman davanti la porta. 2-0 Palermo all'85esimo. Flood, Flood, Romagnoli scivolato, poi la palla dentro, Flood! Al 91esimo, riaccorsa le distanze, buco difensivo del Palermo e ha sbagliato al Mici a diagonale. E poi il capitano Kane Knowles Mark segna il gol del 2-1. Peccato, volevo mantenere la rete inviolata. E finisce qua. Era purtroppo l'ultima azione, quella dove hanno segnato. Abbiamo subito un gol stupido, però va bene così. Vinciamo la prima partita in Europa League, primi 3 punti nel girone. Mi dispiace davvero per il gol subito, ma fa lo stesso davvero. Allora, 2-1 grazie alle reti di Eder e di Coman, i due nuovi acquisti, due dei tanti nuovi acquisti. L'Atletico ha vinto 3-0 col Brondi, quindi già si dimostra, lo fa valere anche nel suo primo incontro, che è una delle possibili candidate a darci del filo da torcere in questo girone. Allora, dopo 3 giorni l'Europa League, questo qua sarà il brutto. Cioè, io ho vinto 2 partite di campionato, una in Europa League, e tu mi dici che nonostante i risultati della squadra. Ma davvero? Cioè. Bah, senza parole. Allora, il brutto dell'Europa League è questo: che ogni 3 giorni c'è una partita alla fine. E siamo a domenica dopo il giovedì Europa League e giochiamo contro il Milan di Filippo Inzaghi. Quindi andiamo a sfidare il Milan come terza partita di questo episodio. Siamo in casa finalmente a Renzo Barbera. Finalmente possiamo dirlo che torniamo nella nostra amata casa. Tempo nuvoloso, mi va benissimo così. E la cosa che mi stupisce è che Eder, nonostante abbia giocato 3 partite consecutive, ha la forma fisica quasi al massimo. E abbiamo bisogno di dei cambi a centrocampo. E giocano Gonzales e non Soriano ma Ciocev. Poi in difesa Caldirola fuori che ha giocato tutte le partite, dentro Rugani, fuori Rabiot, porto in panchina Caprari, Barella e al posto di Bernardeschi porto Zelalem. In difesa porto Castelletto al posto di Romagnoli stanco. Per il resto va bene così. Questi sono i giocatori che scenderanno in campo per questa partita. Direi che è tutto pronto. Quindi Palermo-Milan, Renzo Barbera, forza Rosanero e
andiamo a conquistare questi altri punti. È tutto pronto per questa terza giornata di campionato. Palermo-Milan, squadre ottime entrambe. Il Milan l'anno scorso, cioè, abbiamo avuto molte rivalità col Milan perché abbiamo disputato delle grandi partite. Non mi ricordo se le avevamo vinte o pareggiate, però mi ricordo che sono state delle grandi partite con tanti gol. Quindi speriamo di assistere anche oggi una partita spettacolare, soprattutto per tutto il pubblico arrivato qui allo stadio. Eder è super carico per questa sfida, è sempre l'uomo inquadrato prima della partita. Qui inquadrato anche il capitano Paolo Dybala, che è il bomber di questa squadra in questo momento, quello che segna sempre. Possiamo cominciare subito, buona partita. Dybala, da Prela, per Dybala. Palla girata sulla corsia. Dybala si gira bene. Dybala, prova il numero. Dybala, Dybala, la butta dentro, non c'è nessuno. Cosa aveva provato Dybala? Cross in mezzo, da Prela di testa. Poi da Costa non ci arriva, poi Gonzalez. Spazza per Mané. Mané davanti per Eder. Eder, corre Eder. Scatenato il portoghese. Eder. Eder, parla sul destro, la parata di Diego Lopez. Gonzalez, avanti per Mané. Mané la butta dentro, Eder. Cosa ha preso Diego Lopez stavolta? Grande intervento. Batte ancora Mané. Le mette sul primo palo dove non arriva nessuno. Poi arriva Giancarlo Gonzalez. Gonzalez, Gonzalez, palla fuori. E attenzione, c'è un infortunio. Si è infortunato Rugani. Gioca Castelletto. Fuori Rugani per infortunio. Forse frattura al polso, comunque, o alla spalla. Si parla comunque del braccio. Mané si gira benissimo. Mané, Eder. Eder in mezzo a due. Eder. Eder, palla fuori. Si sta creando tantissime occasioni il portoghese. 0-0 tra Palermo e Milan. Ottima prima frazione di gioco. Molto più offensivo il Palermo, molto più pericoloso, con Eder soprattutto, che sta lottando su ogni pallone. Ma Diego Lopez sta mettendo una barriera insuperabile per adesso. Dybala non deve sbagliare però. Ma c'è Di Scio, ma lo salta Dybala con un'ottima giocata. Se va Dybala, fino in fondo. In mezzo a due, prova ad andarsene Dybala. Lo fa bene Dybala, Dybala, palla sul destro. Cosa ha preso Diego Lopez? Dybala prova a saltare Menez, lo fa bene. Dybala per larga per Gonzalez. Gonzalez dentro per Kocev. Kocev ci prova subito. Palla alta di poco, sopra la traversa. Supera il difensore. Menez la mette dentro sul secondo palo. Esce Scuffet. Ottima parata. Miracolo. Occhio ai saltatori del Milan. Entra il Sharawi. Siamo all'85esimo. Io voglio vincerla. A me non interessa il pareggio. 4-2-4. Adesso andiamo a guardare il modulo. Andiamo a giocare, a guardare i giocatori. Eder, Mané gioca largo. Dybala largo. Kocev, Belotti, no, Coman al posto di Dybala. Entrano in campo. Entrano anche per noi, quindi Coman e Belotti per Dybala e Kocev. Si gioca con un 4-2-4. Andiamo subito ad attaccare. Va dentro sul primo palo. Spazza. Belotti prova a lanciare subito. Potenza è ancora fermo sullo 0-0, a poco dal termine. Stefano, onda, onda, palla deviata da Castelletto in calcio d'angolo. Eder, Mané, il Gallo se ne va. Belotti, 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 mamma mia, il Gallo, il Gallo impazzisce il Barbera al 90esimo. Mamma mia, che gol di Belotti! Il Gallo appena entrato! Mister Cundispo ci crede fino alla fine! E forse la porta a casa! Che gol di Belotti! Che gol! Gol mancino! Non può far nulla Diego Lopez! Di fisico, potenza! Ci mette tutto il Gallo, il talento dell'Under 21 italiana! La mette proprio là dove Diego Lopez non può arrivare! Impazzisce davvero il Barbera al 90esimo. Gol importantissimo. La palla dentro. Mané di testa. Il Gallo la tiene lui e finisce qua. Tre punti importantissimi. Tre vittorie su tre.
in questo episodio non possiamo lamentarci, quindi. E questa però è stata la partita più emozionante da questo inizio stagione. So che è il primo episodio, però è davvero stata un'emozione unica. Battere così il Milan con un gol del Gallo. E pensate che non doveva neanche giocare, è entrato proprio negli ultimi minuti. Belotti ci regala questi tre punti. Allora, dopo due giorni addirittura ci sarebbe la partita col Catania, che è il derby. Quindi decido di farlo nel prossimo episodio, perché penso, se dobbiamo ricevere altre emozioni così forti, mi scoppia il cuore e muoio. Allora, Rugani fuori per 2 mesi, frattura al gomito. Sì, avevo ragione, comunque è una parte del braccio. Quindi Rugani dovrà star fuori per molto. Quindi molte chance per Castelletto di farsi valere. Allora, il video è finito. Io, prima che finisca il video, voglio ringraziarvi perché abbiamo superato i 20.000 iscritti. Quindi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Qui sotto trovate pagina Facebook, profilo personale, Instagram, eccetera, dove potete seguirmi. Quindi vi aspetto numerosissimi. Noi ci vediamo domani con il Road to Glory, che manca da tantissimi giorni. Rispondete alle domande se lo avete ancora fatto, lasciate un mi piace, un bel commento e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bye!